che alla fine sembravano tutti non contenti. Il Catania voleva vincere perché giocava in casa. Sassuolo soprattutto ha avuto la palla per fare grande colpo alla fine. Tua considerazione finale di questa partita? Ma la partita, se vogliamo partire dall'inizio, non siamo partiti benissimo noi, magari anche per la loro grande carica agonistica, e è stato un nostro crescendo, specialmente nel finale del primo tempo e tutto il secondo tempo. Abbiamo avuto diverse ripartenze dove potevamo far male al Catania, siamo stati secondo me poco bravi e lucidi nell'ultimo passaggio, potevamo sfruttare diverse ripartenze nel secondo tempo, tranne occasione che magari di Zaza, non so nemmeno se fosse regolare o meno la sua posizione di partenza. Poi non siamo sempre onesti, a Sassuolo cerchiamo di vedere sempre le cose nel modo giusto, e dico che sono contento prima di tutto di non aver preso gol. Però l'arbitro fuori gioco non l'ha segnalato, forse c'è un tocco del portiere su Zaza, sì, perché sì, lui si sbilancia, no? Magari c'è un doppio errore, non lo so, va rivista. Comunque, al di là dell'episodio, che a volte possono determinare le fortune e le sfortune di una gara, guardiamo l'aspetto positivo. Abbiamo affrontato una squadra che doveva vincere a tutti i costi e si vede che era entrata in campo per fare la partita. Noi abbiamo avuto grande compattezza, grande spirito di squadra, e devo dire che siamo in crescita anche dal punto di vista della manovra. La squadra mi è piaciuta molto di più rispetto a quella della gara con Bologna. Siete stati bravi ad arrivare in un momento del campionato importante per voi, dal derby a Genova. Sono 4 partite, 4 scontri diretti, siete arrivati con la testa giusta, con la manovra giusta, con gli uomini quasi a posto, quindi diciamo, la sensazione è che la stagione si sta un po' raddrizzando. Ecco, dopo. Allora, dobbiamo raddrizzare, perché sennò sono guai, nel senso che abbiamo delle partite importanti, come ho detto prima, non ci dobbiamo accontentare. Guardo l'aspetto positivo, come dicevo prima, di questa gara, ma mai mollare l'attenzione, sapendo anche che ho diversi altri giocatori a disposizione che stanno crescendo di condizione, e farò delle valutazioni da qui a partire per la partita di mercoledì, perché ci sarà bisogno di forze fresche, gente che sta al meglio fisicamente. Siete a un quarto del campionato, 9 giornate, e si parla spesso della partita con l'Inter, però quanto pesa nella vostra classifica la sconfitta invece con Livorno? Guardando la classifica oggi, Livorno ha 8 punti, voi 6. Fosse finita in un pareggio, sarebbero invertite le posizioni. Una sconfitta che vi state portando dietro per un po', più che l'Inter forse. Sì, sicuramente così com'è si va da nessuna parte, ma abbiamo tante partite ancora davanti per poter fare delle valutazioni. Diciamo che in questo periodo sto vedendo una squadra in crescita, ed è un aspetto sicuramente positivo. Ed è parlato della fase difensiva, elogiando la prestazione anche oggi di Bianco, però mi pare che anche Antei oggi ha fatto una partitone. Il vecchio bene, ma anche il giovane sta facendo. Sì, ma dai giovani me le aspetto, perché devo dire che sono in crescita. È entrato benissimo anche Acerbi durante la gara, dal mio punto di vista. Il pacchetto difensivo nella fase di non possesso ha fatto molto bene. Dobbiamo migliorare qualche meccanismo di uscita quando abbiamo palla noi, però io parlo sempre del vecchietto, perché quando sono passato negli anni la sua età, devo dire che lui si è ritagliato un posto che magari nessuno si aspettava, e se lo sta tenendo veramente stretto. Adesso vede 2 partite, Udinese e Sampdoria, partite più o meno simili a quelle con Bologna e col Catania, dove è importantissimo non perderla prima di tutto, poi magari se viene qualcosa in più. Noi scendiamo in campo per cercare di vincere, significa per cercare di non perdere. Oggi cerchiamo di portare a casa un risultato positivo, e l'abbiamo fatto in un campo veramente difficile. Affronteremo una squadra che ha perso in casa con la Roma, che non è che viaggi in acque troppo tranquille, ma sappiamo che sono partite in questo momento che hanno grandissimo equilibrio, che le squadre hanno trovato bene o male una certa identità come l'abbiamo trovata noi. Cosa c'è di diverso rispetto a un mese fa? La testa, la condizione fisica, la conoscenza meglio della categoria, insomma? Un po' di tutto, ma principalmente la testa, che spesso fa la differenza in questa categoria. Oggi alla ripresa degli allenamenti, cosa diranno i suoi? Ma questo vedremo un attimino. Farò delle valutazioni. Soddisfatto per alcune cose, non soddisfatto dei primi 25 minuti in cui avevo preparato alcune cose e non sono stati bravi ad interpretarle. Magari dovrò essere un pochino più chiaro in questo senso. Avevi cambiato 6 giocatori nel derby, 3 erano le novità di oggi, cambierai molto anche mercoledì, oppure c'è un discorso di continuità anche alla luce della prestazione di oggi? Beh, io come ho detto prima, ci vuole gente che ha gamba. Questo campionato abbiamo bisogno di forze fresche, qualcosina cambierà sicuramente. Marone e Magnanelli non possono giocare insieme, si era ipotizzata, forse era più un'ipotesi giornalistica che dell'allenatore in questi giorni, che potessero giocare insieme
nella linea di centrocampo? Ma dal mio punto di vista in questo momento per la gara intera no, per tanti motivi, perché avendo dei giocatori con determinate caratteristiche non avremmo avuto ripartenze, avremmo avuto meno possibilità di gamba, magari guadagnare qualcosina sotto l'aspetto tattico, però abbiamo bisogno anche di avere una certa disponibilità fisica quando si fanno certe partite. L'allenatore è più tranquillo adesso da un punto di vista così, del suo lavoro, della sua quotidianità, sopportato anche dei risultati? Assolutamente no, nel senso che cerco di mettere in campo e far capire ai ragazzi che senza la rabbia e la voglia di confrontarsi con questo campionato, con la giusta cattiveria, non si va da nessuna parte. Per quello darò sempre la sensazione di essere arrabbiato, perché devo trasmettere questo, ma perché in questo momento lo sono ancora. A proposito di rabbia,